La pizza quante ore erano? Questa qua che ha assaggiato oggi era 40 ore di maturazione. Però è importante sottolineare come. Che differenza c'è fra la lievitazione e la maturazione? La lievitazione è il processo che ti gonfia la pizza sale, poi dopo si ferma e scende. Allora, dopo la lievitazione, quindi il periodo dopo. Sì, però non è che la facciamo finire, perché la fermiamo un po' prima, perché comunque deve avere la forza di alzare il frutto. Se supera quel processo là non va bene più. È un processo diverso. Che tipo di farina usi? Pizzuti, Costa d'Amalfi. Pizzuti Costa d'Amalfi, quindi diciamo la testa del DNA. No, della queste Costa qua sono impasti indiretti. Fai l'impasto, lo fai crescere, poi dopo ti fai le palline dopo 24 ore. E poi dopo lo rifai i pasti in azzurro. C'è la passione. Con 2 grammi e mezzo di lievito. Ma quindi Costa d'Amalfi c'è un'ottima farina. Presidente, però hai testato la bontà delle materie prime, dei prodotti, anche i funghi, anche i latticini che sono stati utilizzati sulla pizza. Tutto fresco. Fresco è preparato in vari modi. E Domenico Cuomo è reduce dal campionato mondiale della pizza, svoltosi a Parma di recente, su 700. Su 750 siamo andati come punteggio, siamo andati attorno ai primi 70. Ed è la prima volta che partisce. Sì, erano tutti i pizzaioli che al loro paese erano stati selezionati in varie gare e i vincitori sono venuti a fare il mondiale qua a Parma. Chiaramente tutto il mondo, cioè il mondiale. Sì, 50 paesi del mondo. E la tua pizza che hai fatto qual era? Ho fatto la pizza con la crema di provolone del Monaco. Cioè questa che abbiamo assaggiato. Sì, crema di provolone del Monaco, pizza stagionato mondiale. 12 mesi. Poi c'erano porcini e salsiccia. I petali di provolone del Monaco all'uscita e poi c'era una riduzione, gocce di riduzione di Taurasi, di vino Taurasi. Vabbè, complimenti. È stato apprezzato, no? Penso proprio di sì, grazie per averci consigliato questo. Va bene, grazie. L'abbiamo detto prima, non adesso. Sì, l'abbiamo detto prima. Ora confermiamo. Complimenti.